Quasi tutte le scuole di Torino, a partire appunto dalla scuola che sta alle mie spalle, che è il Liceo Gioberti. Durante questa occupazione, appunto, siamo riusciti a sperimentare un diverso modello di scuola, un modello di scuola dove noi studenti, appunto, potessimo essere protagonisti, potessimo decidere, potessimo avere voce in capitolo. C'è stata una grandissima partecipazione, abbiamo organizzato numerose assemblee, dibattiti, laboratori dove tutti e tutte abbiamo preso la parola, ci siamo confrontati e al di fuori delle scuole ci siamo confrontati anche con gli altri studenti attraverso delle assemblee, appunto, delle assemblee cittadine in cui oltre a discutere di quanto uscito dalle varie occupazioni, abbiamo deciso anche insieme come movimento come portare avanti le varie mobilitazioni, come appunto che linea tenere in piazza, cosa fare, insomma. Subito, già durante le assemblee, è stato per noi chiaro quali fossero i colpevoli della morte di Lorenzo e Giuseppe. Ovviamente, appunto, Confindustria in primis, che da sempre ha lucrato sull'alternanza scuola-lavoro, e anche adesso continua a farlo, nonostante si sia appunto rivelata mortifera in seguito appunto alla morte di Lorenzo Giuseppe. Insieme a Confindustria, ovviamente, gran parte di responsabilità ce l'hanno anche le istituzioni che hanno consentito questo proprio che è l'alternanza scuola-lavoro e che hanno risposto appunto alle nostre mobilitazioni soltanto con la repressione e con la violenza. Questo ovviamente appunto ha provocato una grande rabbia in noi studenti, che invece di essere ascoltati ci siamo visti ancora più silenziati. Da subito, infatti, si è cercato di criminalizzare il movimento, di dividerlo in buoni e cattivi, e questo invece di ascoltare quello che avevamo da dire, quello che oggettivamente le occupazioni avevano da dire, perché proprio il 18 febbraio, che è la data per la quale sono stati arrestati i nostri compagni e le nostre compagne, durante questa mobilitazione, appunto questa manifestazione, abbiamo deciso di portare un ultimatum al MIUR, appunto dopo aver scelto le rivendicazioni che per noi erano più importanti, che erano uscite peraltro da tutti i manifesti delle occupazioni, quindi contro l'alternanza, scuola-lavoro e un altro punto molto importante era il benessere psicologico. Invece di ascoltarci, appunto, di accogliere quanto potessimo avere da dire, la risposta è stata la violenza e questa mattina la repressione. Appunto, ci sono stati 11 arresti, 3 di loro si trovano in questo momento al carcere delle Vallette, 4 si trovano ai domiciliari e una di loro è una ragazza, una studentessa che è finita ai domiciliari per aver parlato un megafono. Ci sono altri 4 ragazzi che hanno l'obbligo di firma e per noi tutto questo è assolutamente inammissibile. È gravissimo che una ragazza sia finita a domiciliari solo per aver preso parola, solo per essersi espressa, perché penso che la libertà di espressione debba essere un diritto e non possa esistere assolutamente che venga appunto messa ai domiciliari una ragazza per aver parlato e per aver preso posizione. Per noi questi sono fatti gravissimi ed è gravissimo che ancora adesso appunto l'unica risposta che ci venga data sia la repressione e che ancora oggi invece di cercare di capire quali siano i veri colpevoli di quanto successo, cercare di capire chi siano i veri colpevoli della morte di Lorenzo e Giuseppe, cercare anche di venire a capo di quanto successo il 28 gennaio, l'unica cosa che le istituzioni siano in grado di fare sia quella di arrestarci e criminalizzarci. E per questo appunto abbiamo deciso di chiamare questa conferenza oggi, proprio per
per ribadire che noi siamo solidali con loro e che non faremo un passo indietro e anzi non si può fermare questo movimento. Io sono Elisa, sono una studentessa del Copernico Luxembourg e niente, penso che gli arresti di stamattina siano un fatto inaccettabile verso giovani studenti che sono scesi in piazza contro una situazione ormai diventata insostenibile. Una risposta da parte delle istituzioni che deriva in realtà dalla paura delle lotte che noi studenti abbiamo portato avanti negli ultimi mesi. E questo in tutta Italia, a partire da Roma, a Torino, a Milano e anche a Bologna. E ci siamo fatti sentire nelle scuole con le occupazioni e i picchetti e nelle piazze con gli scioperi. Questo, la nostra rabbia deriva da 2 anni di pandemia in cui abbiamo assistito alla totale perdita della funzione della scuola, che ormai non ci dà più nessuno strumento per emanciparci, per sviluppare un senso critico, ma ha l'unico obiettivo di introiettarci in un mondo del lavoro sfruttato e precario. Per questo siamo scesi nelle piazze e ulteriormente ha innalzato la nostra rabbia la morte di Lorenzo Giuseppe a gennaio. Una morte inaccettabile provocata dallo Stato e appunto da un governo che l'alternanza la vuole, che vuole gli studenti nelle fabbriche per introiettarci alla dottrina della flessibilità, del lavoro sfruttato, del domani. Dopo ciò abbiamo continuato a farci sentire nelle piazze e anche nelle scuole e siamo arrivati appunto alla data nazionale, al corteo nazionale del 18 febbraio. Secondo me dalla piazza è passato un messaggio molto chiaro, un messaggio di attacco verso Confindustria che è il diretto responsabile della morte di Lorenzo Giuseppe e che ha lucrato e continua ancora a lucrare sul lavoro non pagato dei giovani in alternanza scuola-lavoro. Inoltre, anche il governo è stato individuato come nemico degli studenti. Anche lui è responsabile della morte di Lorenzo Giuseppe e delle politiche che negli ultimi anni hanno smantellato la scuola pubblica. In ogni caso, I fatti di stamattina ribadisco che sono inaccettabili e che davanti ad essi non ci faremo intimidire e che anzi continueremo a mobilitarci nei prossimi giorni contro un governo che vuole l'alternanza, contro l'alternanza scuola-lavoro, per l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro e contro un governo che parla tanto di violenza e poi manda la polizia a manganellare nelle piazze, che arresta mentre invia le armi per una guerra, per alimentare una guerra per i propri interessi. E davanti a questo non dobbiamo assolutamente fermarci. Ciao a tutte e tutti, sono Alessandro, sono uno studente del Gioberti. Innanzitutto volevo esprimere anche la mia solidarietà verso tutte e tutti coloro che questa mattina sono stati colpiti dalla repressione. La repressione è una cosa che come studentesse e studenti quest'anno abbiamo vissuto molto da vicino. Siamo partiti nelle nostre mobilitazioni in un percorso molto ampio, dalla morte di Lorenzo Giuseppe siamo appunto scesi in piazza per farci sentire, per andare a richiedere l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro, per andare a richiedere delle risposte a domande a cui non abbiamo risposta da tantissimo tempo. L'unica risposta che ci è arrivata, nonostante l'occupazione di più di 60 scuole a Torino, nonostante la creazione di più manifesti in più scuole che volevano una scuola diversa, una scuola migliore, nonostante diverse proposte fatte sia all'USR che al Ministero,
L'unica risposta che ci è arrivata è stata la repressione. È partita il 28 gennaio in piazza, ma la repressione ha molte forme diverse, dalle teste spaccate agli arti rotti di studentesse e studenti di 15 anni il 28 gennaio, all'immobilismo delle istituzioni che non rispondono alle nostre domande da anni, a quello che è successo questa mattina, che è appunto un ulteriore passo rispetto all'unica risposta che questo governo ci è riuscito a dare. Volevamo anche dire come collettivo studentesco del Gioberti che in quelle piazze non c'erano singoli, c'era la rabbia di una generazione intera, il dolore di una generazione intera, studentesse e studenti che da anni, oltre agli anni didattici a distanza di pandemia, sono stati costretti a condizioni inaccettabili, e di conseguenza noi crediamo che la rabbia di una generazione intera e il dolore delle studentesse e degli studenti non possa essere processato. Ed è quindi inaccettabile tutta la serie di accuse, tutta la serie di misure che sono state messe in pratica questa mattina, e vogliamo ancora esprimere appunto solidarietà con tutte e tutti coloro che sono stati appunto colpiti da queste misure della repressione. Ciao a tutti, ciao a tutte, io sono uno studente universitario e sono qui per ribadire la nostra solidarietà come studenti e studentesse universitari rispetto a tutte le rivendicazioni del movimento studentesco che hanno elencato prima i ragazzi e le ragazze che hanno parlato. E voglio sottolineare quanto questi meccanismi legati al PCTO, quindi all'alternanza scuola-lavoro, e alla messa a profitto delle conoscenze, dei saperi e delle formazioni, della formazione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse, siano collegati a meccanismi che nel mondo universitario sono già presenti e radicati da anni, ad esempio con i tirocini gratuiti oppure con l'accelerazionismo verso l'ingresso nel mondo del lavoro, e tutte le politiche didattiche che giocano sulla nostra vita, che rendono la formazione universitaria non più una ricerca di sapere o appunto di formazione, ma unicamente la volontà di formare dei futuri lavoratori che potranno creare del profitto. Per questi motivi, nelle settimane precedenti alle mobilitazioni del 18 febbraio, noi ci siamo incontrati come studenti, come studentesse, e abbiamo formato uno spezzone universitario che è partito dal campus e che ha partecipato, ha espresso solidarietà al corteo degli studenti. Però l'unica risposta delle istituzioni a questa mobilitazione è evidente che siano gli arresti di questa mattina, verso i quali noi esprimiamo totale solidarietà e vicinanza a tutti i nostri compagni, le nostre compagne, i nostri amici e le nostre amiche che stamattina sono stati privati della propria libertà. Ciao a tutti, sono Maddalena e sono una studentessa di provincia, della provincia di Torino. Io volevo solamente dire che per me è impensabile che ad oggi in Italia si venga arrestati per aver partecipato a delle manifestazioni. Le risposte della questura e del governo erano subito chiare, lo si può vedere dal 28 gennaio, quando hanno mandato 40 studenti in ospedale, e per non parlare dell'ordine della questura di oggi, che ha deliberato un mandato di arresto di 11 studenti. La manifestazione del 28 gennaio e tutte le altre manifestazioni del movimento studentesco sono state costruite per manifestare contro la morte di Lorenzo e Giuseppe, due studenti morti in alternanza scuola-lavoro. E tutto ciò con cui è riuscito a rispondere il governo è stata repressione contro delle idee di studenti che vanno appunto contro quelle del governo. E soprattutto è impensabile che questa repressione sia stata fatta
per colpire tutto il movimento studentesco. E soprattutto non è una questione di ordine pubblico, ma è una questione politica. E noi vogliamo le risposte alle nostre rivendicazioni e continueremo a lottare uniti con azioni, occupazioni, insieme. Grazie. Ciao a tutti, sono anch'io una studentessa universitaria e come ha già detto il compagno prima, quel 18 febbraio in piazza c'era anche l'università, o meglio, c'erano anche gli universitari che appunto stavano lottando, anche raccogliendo quella che è la rabbia degli studenti che durante tutto quest'anno ci ha dimostrato che combattere per un altro modello di scuola è possibile. C'eravamo anche noi per combattere contro un altro modello di università. La risposta delle forze dell'ordine appunto non si è fatta attendere né in quella piazza né stamani, quando alle 6 del mattino i nostri compagni sono stati svegliati e portati brutalmente in questura, qui sono state applicate delle misure cautelari pesantissime. Ma soprattutto voglio dire che davanti a questo appunto attacco dall'alto, a questa violenza dall'alto che si concretizza con le manganellate nelle piazze, col sangue degli studenti per terra, ma ogni giorno banalmente anche con la violenza e la repressione in Val di Susa, durante le occupazioni e sui posti di lavoro, il movimento studentesco ci ha dato un'enorme lezione di quello che può fare la rabbia e la convinzione di lottare per un mondo diverso. Per questo quello che è successo stamani mattina non ci indebolirà mai, ma anzi ci rafforzerà nelle nostre idee e nelle nostre convinzioni di marciare e continuare a lottare al fianco dei nostri compagni. Così nelle scuole, al fianco degli studenti, così nelle università, contro un modello che, come è già stato ribadito prima, ci introietta a un mondo del lavoro fatto di precarietà e sfruttamento, e così sui posti di lavoro. E niente, grazie mille. Ciao a tutti e a tutte, sono Lara, una studentessa dell'ITIS Carlo Grassi e principalmente volevo esprimere la mia solidarietà a tutte le studentesse e tutti gli studenti che oggi sono stati nuovamente repressi, come dall'inizio di gennaio, dal 28 gennaio, in cui abbiamo cercato di partire in corteo per manifestare contro a una PCTO che da anni di cui da anni non possiamo prendere parola, decidere, e ci porta alla morte, come la morte di Lorenzo e di Giuseppe. E appunto siamo stati repressi con la violenza e con il silenzio da parte delle istituzioni, dove siamo andati più volte sotto il MIUR a chiedere, ad attendere un confronto che non ci è stato dato. E io mi chiedo solo quando la repressione che ci è stata posta a noi in tutti questi mesi avverrà anche nei confronti dei ministri e della stessa Confindustria che da anni che appunto lucra sulla morte di studenti in PCTO. Se ci sono delle domande, altrimenti mi sa che noi qua. Ciao a tutti e tutte, io sono uno studente dell'Istituto Lagrange di Torino e volevo unirmi insieme ai ragazzi che hanno preso parola per esprimere il mio dissenso per ciò che è successo stamattina e per ciò che sta succedendo oramai da troppo tempo. La censura ha molte forme e questa mattina è stata espressa sotto forma di manette. E ultimamente nelle piazze e durante le manifestazioni avrete notato che viene espressa sotto forma di manganellate e continuerà così se non faremo qualcosa per cambiare questo sistema. Per me è impensabile vivere in un paese che si definisce democratico e che poi
vede le sue istituzioni mandare la polizia a reprimere i ragazzi che non chiedono altro se non risposte, di essere ascoltati. Quello che volevo dire è che ci sono altri modi e ci devono essere altri modi per cercare di comunicare con i ragazzi che vivono la quotidianità della nostra, del nostro paese. Non può essere accettabile vederli repressi in questo modo brutale, violento. E noi continueremo a essere in piazza, continueremo a manifestare. C'erano migliaia di studenti alla manifestazione del 16 febbraio, del 18 febbraio, e ce ne saranno ancora nelle prossime manifestazioni. Se manderanno altra polizia a reprimerci in quel modo violento, la volta dopo noi saremo il doppio e la volta dopo ancora saremo il triplo, e dovranno portare tante manette, perché serviranno tante manette per arrestare un'intera generazione. Grazie. Ciao a tutti, io sono Paolo, uno studente del Carlo Grassi, che è uno dei tecnici più grande di Torino. Noi il problema dell'alternanza scuola-lavoro lo viviamo tutti i giorni, per questo siamo stati i primi, noi tecnici, a mobilitarci il 28 gennaio contro l'alternanza scuola-lavoro, e la risposta che abbiamo trovato in piazza è stata una risposta ovviamente repressiva. Per questo abbiamo continuato le nostre mobilitazioni, chiedendo ascolto al governo, ascolto però non mediatico, ma ascolto tramite la lotta, una lotta che abbiamo continuato per quasi un mese e che continua tuttora, perché le risposte dal governo non ci sono, non arrivano, e arrivano soltanto quando si tratta di repressione, quando ci manganellano o quando la mattina all'alba vanno ad arrestare alcuni dei compagni che hanno lottato contro questo sistema che si basa sullo sfruttamento, sul lavoro gratuito di noi studenti, soprattutto dei tecnici. E quindi una delle risposte che dobbiamo dare noi studenti sicuramente è far ripartire la mobilitazione dentro le scuole con varie attività, varie proteste, e sicuramente non stare, appunto, come dicevano prima, zitti e buoni, ma continuare la lotta finché non avremo un risultato. E questa lotta la continueremo per mesi, finché non arriveranno risposte, anche davanti agli arresti, davanti ai manganelli, davanti a tutto. Noi non ci fermeremo, perché, come si suol dire, lotta dura senza paura. Quindi la mia risposta a tutto questo sarà con la lotta, e spero come sarà di tutti gli studenti e di tutte le persone oggi qui presenti. Grazie.